Buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti, vabbè, come tutti gli altri, ma ormai sono quinto. Allora, parliamo del Bitcum album fermentatum e ne parliamo da un punto di vista immunologico. Prima però di entrare in questo che è un po' un viaggio che faremo, partendo dall'immunologia e capendo il perché funziona il vischio, lo vedremo poi attraverso alcuni studi e approderemo alla parte clinica, come si usa. Questo è il percorso che vorrei che facessimo tutti insieme. Prima di cominciare facciamo un piccolo escursus storico e vediamo uno dei tantissimi parallelismi che c'è tra l'oncologia classica e il vischio. Noi qui ne vedremo uno solo, in realtà sono tantissimi. Ed è quello temporale. Voi sapete che la chemioterapia moderna, quella che usiamo adesso, è recente, nasce negli anni 60-70 come la figura dell'oncologo, ma in realtà se vogliamo andare a vedere le vere origini della chemioterapia risaliamo al 1854, quando viene sintetizzata la mostarda azotata. La mostarda azotata che poi viene utilizzata durante la grande guerra dei tedeschi a Ypres per le capacità vescicanti, e prende anche il nome di Ypres, e nel 19 escono i primi articoli, le prime osservazioni che infanti esposti alla mostarda azotata hanno un'aplasia midollare. Quindi ci rendiamo conto per la prima volta che esistono delle sostanze che sono in grado di uccidere le cellule in maniera selettiva. Questa è la nascita. Arriviamo poi nel 45 quando Hillman e Goodman, che sono due chimici su cui libri si studia ancora all'università, utilizzano la mostarda azotata nel linfosarcoma vedendo la regressione di malattia, ma poi la ripresa di malattia, e all'utilizzo nuovamente della mostarda azotata non c'è risposta. Scoprono la chemiosensibilità e la chemioresistenza, prenderanno il Nobel per questo. Il vischio nasce invece in un periodo molto più antico, nel IV secolo a.C., viene utilizzato come farmaco più che altro per malattie di tipo ipertensivo, si usa nell'ipertensione, ma tantissimi tipi di usi, ma non nel tumore. Bisogna arrivare nel 1916 quando Rudolf Steiner lo indica come cura per i tumori, e nell'anno successivo Ita Wellman, che è il medico che insieme a Steiner sviluppa l'antroposofia dal punto di vista medico, inizia a utilizzarlo come Iscador. Nel 50 Veleda ne inizia la distribuzione. Queste sono più o meno le storie, vedete che però in realtà la storia si svolge più o meno nello stesso periodo, anni 20. Il vischio ha moltissimi aspetti, noi adesso qui in questo momento andremo a studiare quello che è l'aspetto immunologico del vischio, ma in realtà è un farmaco molto più complesso, quindi noi daremo un'immagine riduttiva del vischio, ma in realtà abbiamo un aspetto di tipo botanico, filosofico, storico, antroposofico, psichico. Quindi il vischio è tutto questo e non bisogna ridurlo soltanto a un meccanismo immunologico. Per capire come mai funziona il vischio bisogna fare un ripasso di quello che è l'immunologia, le basi dell'immunologia, e lo vedremo in maniera abbastanza veloce. Noi sappiamo che abbiamo due tipi di immunità, un'immunità innata e un'immunità acquisita. L'immunità innata è un insieme di reazioni immunitarie che hanno la caratteristica di non produrre memoria, vuol dire che le cellule del sistema immunitario, quando trovano un tipo di patogeno, lo distruggono, e alla seconda volta lo ridistruggeranno esattamente nello stesso modo e si comporteranno sempre nello stesso modo, non hanno memoria. L'immunità acquisita è creata da altri tipi di cellule che, a differenza delle prime, danno delle reazioni specifiche verso un antigene, con conseguente formazione di cellule della memoria. Questo vuol dire che al secondo incontro noi avremo una reazione decisamente maggiore alla prima, ma soprattutto molto specifica. Quindi sono due immunità ben divise che in realtà lavorano insieme, sono in stretta dipendenza una dall'altra. L'immunità innata è rapida, transitoria, non ha memoria ed è trasmessa geneticamente. L'immunità acquisita invece è lenta, però una volta si è stabilita è stabile nel tempo, a memoria, ed è individuale, ce la formiamo noi grazie al nostro contatto con l'ambiente. Quali sono le cellule, gli attori che ci interessano nell'immunità? Allora,
Voi sapete che abbiamo una cellula ematopoietica totipotente che d'origine ha una linea mieloide e una linea linfoide. Nella linea mieloide ci sono molte cellule, ma quella che ci interessa sono i macrofagi. I macrofagi oggi diventano sempre più importanti concettualmente nella lotta contro i tumori dal punto di vista immunologico. Dall'altra parte abbiamo una linea linfoide che dà origine ai linfociti, e in particolare i linfociti T sono quelli che ci interessano in questo discorso, e ha un altro tipo di classe di cellula che fa sempre parte di questa classe, che è stata distinta non molto tempo fa dai linfociti, che prende il nome di natural killer. Già il nome suona come qualcosa di molto importante. Altra cosa importante per capire come si lavora col rischio nell'ambito del sistema immunitario è il cosiddetto maggior complesso di istocompatibilità. Il maggior complesso di istocompatibilità è stato scoperto negli anni 30 nel topo, infatti prende questo nome nel topo, in realtà nell'uomo si chiama HLA, ma rimane molto l'abitudine di chiamarlo MHC, quindi noi adesso useremo questo termine qui. E che cos'è? È una proteina che viene esposta sulla superficie cellulare e accomuna tutte le cellule dell'organismo, cioè tutte le cellule di un determinato organismo hanno uno stesso complesso, il maggior complesso di istocompatibilità. È un po' la carta d'identità attraverso cui le cellule dichiarano di appartenere a quel tipo di organismo. Ma ha una particolarità, come vedete qua nelle immagini, il maggior complesso di istocompatibilità ha una forma di tasca e all'interno di questa tasca esprime delle proteine, in particolare dei peptidi, quindi dei frammenti proteici, che hanno origine all'interno della cellula stessa. Quindi è un sistema non solo per dire che appartiene a quel determinato organismo, ma è un sistema per dire che cosa c'è dentro la cellula. Quindi possiamo avere qualche cosa espresso qui che ci dice che la cellula è normale, come delle proteine, oppure se una cellula è stata infettata da un virus, può esprimere delle parti proteiche del virus che dicono all'esterno: attenzione, sono stata infettata dal virus. E in particolare, se la cellula ha subito una trasformazione neoplastica, cioè è diventato un tumore, potrà esprimere delle proteine aberranti particolari che dice all'esterno: sono una cellula tumorale. Quindi il sistema immunitario di sicuro ha dei sistemi che servono per identificare le cellule tumorali. Allora, ha dei sistemi sì, e ce ne sono due particolarmente importanti, che sono quelli che adesso andremo a vedere. Il primo è questo qua. Tutti i tumori producono degli antigeni. Quindi producono delle sostanze che possono essere riconosciute come estranee dal sistema immunitario. E in particolare questi antigeni, quindi queste sostanze di tipo proteico, vengono captate da dei macrofagi, quindi da delle cellule, come le cellule dendritiche, che sono anche chiamate APC, che prendono il pezzettino di antigene tumorale e iniziano un lungo viaggio per arrivare all'interno del linfonodo. All'interno del linfonodo mostreranno tramite il loro complesso, maggior complesso di istocompatibilità, il frammento di tipo tumorale e si attiverà una risposta mediata dai linfociti T che darà origine a dei linfociti T che produrranno interferon gamma e attiverà i cosiddetti linfociti T citotossici, che sono dei linfociti che tornano dove c'è la cellula tumorale e liberano delle sostanze che hanno nei granuli, che si chiamano granenzimi e perforine, i quali bucano la cellula tumorale e inducono l'apoptosi. Un sistema c'è, esiste, e lo mettiamo anche spesso in atto. Abbiamo un secondo sistema di difesa, che è quello delle natural killer. Le natural killer sono delle cellule che monitorano l'organismo e controllano che sia espresso in maniera corretta il maggior complesso di istocompatibilità. In questo caso qui vedete che la cellula natural killer si lega a una cellula normale, controlla la presenza del maggior complesso di istocompatibilità, è tutto a posto e non uccide la cellula. Ma se la cellula, come spesso fanno le cellule tumorali, non esprime più il maggior complesso di istocompatibilità, la natural killer immediatamente rilascia nella zona di contatto i soliti granenzimi e perforine e uccide la cellula. Quindi noi addirittura abbiamo un doppio sistema d'attacco nei confronti delle cellule tumorali. Sembrerebbe quasi un sistema infallibile. Ovviamente c'è qualcosa che non funziona in tutto questo, perché
ci ammaliamo di tumore. Ma esattamente che cosa succede quando la nostra cellula che ha preso l'antigene lo presenta al linfocita? In base al tipo di antigene che la cellula mostra verso l'esterno, il linfocita, che viene chiamato TH0, che non ha ancora incrociato nessun tipo di antigene, si trasforma e in caso vengano presentati in questo punto qui antigeni virali o di batteri intracellulari o di cellule tumorali, il linfocita TH0 si trasformerà in TH1, che è un linfocita che darà una risposta di tipo citotossico, come quella che abbiamo visto prima, quindi ottima per combattere il tumore. Natural killer attivate, linfociti CD8, citotossici attivati. Se invece qui verrà presentato un antigene di tipo elmintico o comunque di qualsiasi patogeno extracellulare o un allergene, la risposta sarà di tipo TH2, quindi una risposta mediata da linfociti che spingeranno verso una risposta di tipo anticorpale. Esiste anche una terza opzione in cui il linfocita, invece di trasformarsi in TH1 o TH2, che in realtà sono come due bracci di una bilancia, quindi quando abbiamo una risposta di tipo TH2 abbiamo una risposta più bassa di tipo TH1 e viceversa, c'è un terzo caso in cui creiamo dei linfociti TH3 o T-regolatori, che sono dei linfociti che modulano la risposta e in particolare tendono a spegnere i TH1, creando tolleranza. In realtà questo è un sistema dell'organismo per evitare di andare verso le malattie autoimmune. Purtroppo, qua l'avrete già capito, i tumori sfruttano questa cosa qui, cioè inducono in qualche modo la tolleranza legata al TH3 e sfuggono all'attacco del sistema immunitario. Come avviene questa trasformazione in TH1, TH2 e TH3? Sostanzialmente avviene perché quando si incrocia la cellula che presenta l'antigene con il TH0, vengono liberate delle sostanze che sono le citochine. Le citochine che cosa sono? Sono sostanzialmente le parole, le frasi che si scambia il sistema immunitario con cui c'è comunicazione tra le cellule. E qua lo vediamo molto bene. Se l'incrocio fra queste due cellule qui libera interleuchina 12, il linfocita si trasformerà in TH1. Se viene liberato interleuchina 4, saremo in una situazione TH2, se viene liberato TGF-beta andremo verso la tolleranza. Una cosa interessante, il sistema immunitario quando vuole aumentare la risposta aumenta la produzione dell'interleuchina, questo è abbastanza chiaro. Se io voglio una forte risposta di tipo TH1 produco molta interleuchina 12, ma se voglio frenare questo tipo di risposta sì, posso produrre meno interleuchina 12, ma posso anche produrre una interleuchina opponente, cioè che lavori in maniera contraria, ed è quello che fa il sistema immunitario. Se io voglio frenare interleuchina 12, produco IL4. Abbiamo detto che è una bilancia, quindi è abbastanza ovvio, no? Quindi diminuisco la produzione di TH1 e spingo verso TH2. Quindi il sistema immunitario utilizza il potenziamento e la modulazione con la citochina opponente. A questo punto, se andiamo a rivedere il sistema che abbiamo visto prima, vediamo che se viene presentato un antigene tumorale viene liberato interleuchina 12, e l'interleuchina 12 che cosa fa? Attiva le natural killer che attaccano il tumore, risposta citotossica. La natural killer, tra l'altro, una volta che è stata attivata l'interleuchina 12, libera interferon gamma, che a sua volta che cosa fa? Va a stimolare questa zona qui che libera ancora interleuchina 12, quindi abbiamo un feedback positivo di amplificazione del segnale. L'interleuchina 12 attiva anche TH1, quindi i linfociti CD8 citotossici, altro attacco verso il tumore. Questa è la risposta immunitaria al sistema tumorale. Ma vedete che se viene liberato interleuchina 10 TGF-beta andiamo verso la tolleranza. Ed è questo il meccanismo immunologico di evasione che fa il tumore. Il tumore in realtà tende a produrre TGF-beta molto spesso, quindi spinge la produzione di TH3 e tolleranza da parte del sistema immunitario. Il vischio. Il vischio contiene moltissime sostanze, le vedete qua citate, le viscoelettine, le viscotossine, gli oligosaccaridi,
i peptidi, i flavinoidi, e ha due tipi di azione: un'azione diretta a livello della cellula e un'azione sul sistema immunitario. Allora, eccoli qua di nuovo, queste qui sono tutte le sostanze contenute nel dischio, questi sono gli effetti cellulari diretti, molto semplici da capire, molto simili a quelli della nostra classica chemioterapia. Quindi inibizione della sintesi proteica, induzione dell'apoptosi, lisi della membrana cellulare, inibizione tumorale, eccetera, eccetera. Sono chiavi. Quelli che a noi interessano sono gli effetti immunologici. Il vischio, con tutte queste sostanze, spinge alla produzione di determinate citochine. TNF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-6, interferon gamma. E poi cosa fa? Attiva i natural killer, potenzia la fagocitosi, attivi i macrofagi, quindi spinge con tutte le sostanze che produce a una riattivazione di quel sistema che risulta addormentato per via del tumore. Quindi, se andiamo a rivederlo ancora una volta, qui vediamo che il tumore, ad esempio, produce TGF-beta. TGF-beta spinge verso la produzione dei T-regolatori. E che cosa fa? Blocca, perché la citochina opponente dell'interferon gamma, tutto questo sistema superiore, quindi blocca quella che è la risposta citotossica. Il tumore riesce a indurre la tolleranza da parte del sistema immunitario. Ma le citochine che sono prodotte dal vischio, le vedete qui sopra, e in particolare, ecco questo, vabbè, blocco della risposta citotossica, e in particolare IL-1, IL-6 e TNF, sono le citochine opponenti, guarda caso, di L10 TGF. Quindi tendono a sbloccare quella che è la risposta che il tumore ha dato. Quindi sblocchiamo la risposta di tipo citotossico. È semplicissimo come meccanismo. In più producono anche, quindi togliamo la tolleranza, e in più producono anche interferon gamma, quindi tendono a spingere ulteriormente questo tipo di risposta. Tutto questo meccanismo è, in un certo senso, trova conferma in quelli che sono gli studi. Viscum album è forse nell'ambito, è nella terapia oncologica complementare il farmaco più studiato. Se uno va su PubMed e inserisce Viscum album fermentatum, esce una quantità enorme di letteratura. E cosa ci racconta questa letteratura? Beh, intanto l'aumento dell'efficacia delle terapie tumorali tradizionali. Il viscum, quando viene fatto insieme alla chemioterapia, migliora la risposta. Ci racconta che c'è una riduzione degli effetti indesiderati delle terapie tumorali tradizionali. Il viscum fatto insieme alla chemioterapia diminuisce gli effetti collaterali da chemioterapia. Stimola i meccanismi di difesa immunologici, l'abbiamo visto fino adesso. E che cosa porta questo aumento della difesa immunitaria? Limitazione della crescita tumorale, riduzione della metastatizzazione, aumento della sopravvivenza. E infine, tantissimi studi dimostrano che migliora la qualità della vita dei pazienti oncologici, aumenta il tono dell'umore, aumenta la temperatura corporea perché sblocca tutta una serie di processi metabolici che nei pazienti oncologici sono bloccati e normalizza il sonno. Vediamo qualche studio insieme velocemente. Questo qui è uno studio molto importante sul pancreas, tumore del pancreas. È uno studio che si basa su 220 pazienti, sono anche numeri abbastanza rilevanti per essere una terapia complementare, 220 pazienti con un tumore pancreatico localmente avanzato metastatico non eleggibile ad alcun trattamento, quindi possono soltanto accedere alla terapia di supporto. E sono stati divisi in due bracci da 110 pazienti, il braccio A ha ricevuto soltanto terapia di supporto, il braccio B ha ricevuto terapia supporto più rischio, in questo caso l'Iscador Q, tre volte alla settimana. E che cosa siamo andati a vedere con questo studio? Il point primario, ovvero la survival, chi muore prima sostanzialmente, chi faceva il rischio o chi faceva soltanto la terapia di supporto. E come il point secondario siamo andati a vedere tramite questo questionario che si chiama EORTC-30, che in oncologia si usa molto, la qualità di vita. I risultati sono molto interessanti. Adesso io non vi sto a far vedere tutta la qualità di vita, però c'è un netto miglioramento della qualità di vita, un miglioramento della perdita dell'appetito, i pazienti erano meno stanchi, ma secondo me la cosa, da oncologo lo dico, che è notevole, è la perdita di peso.
il gruppo che faceva fischio più terapia di supporto ha avuto un incremento del 5,3% del peso, che in pazienti in fase preterminale col tumore del pancreas è una cosa abbastanza impressionante. Il gruppo che faceva soltanto terapia di supporto ha avuto un calo del 3,2%, quindi c'è una differenza dell'8,5%. Sono numeri importanti, è vero che sono pazienti in una fase preterminale, però la risposta è notevole, perché non parlo. Curve di sopravvivenza, la curva inferiore sono quelli che hanno fatto soltanto terapia di supporto, la curva superiore è terapia di supporto più vischio, al 50% vuol dire quando è che il 50% dei pazienti sono morti, in quelli che facevano soltanto terapia di supporto dopo 3 mesi il 50% non c'erano più, chi faceva il vischio è arrivato quasi a 6 mesi, un raddoppio del tempo, che in oncologia una curva della mortalità così ampia è abbastanza impressionante. Noi che lavoriamo su chemioterapici, quando vediamo delle curve piccolissime ci emozioniamo, qui è una curva enorme, la risposta è presente, insomma. Altro studio, Viscum e Colon, gli effetti collaterali della chemioterapia. Questo è uno studio molto grosso, sono 804 pazienti, tutti inediti di carcinoma del colon, tutti sottoposti a terapia adiuvante. Un gruppo di 429 pazienti ha fatto terapia adiuvante, follow up più vischio, e l'altro di 375 pazienti ha fatto trattamenti adiuvanti e follow up senza vischio. La domanda che ci siamo posti è: chi ha avuto più effetti collaterali della chemioterapia? E anche qui la risposta è molto interessante. Il gruppo che faceva il vischio è questo qui, vedete che soltanto il 19% ha avuto effetti collaterali della chemioterapia. Chi non ha fatto il vischio siamo quasi al 50%. È un 48% di pazienti che ha avuto effetti collaterali, è un salto enorme. È sicuro il vischio? Ci sono tantissimi studi che ci fanno vedere che il vischio è un farmaco totalmente sicuro, non abbiamo praticamente effetti collaterali. Questa qui è una tabella in cui vengono riportati gli effetti collaterali, tipo gastroenterici 0,05%, eccetera, eccetera. Gli unici effetti collaterali di rilevanza sono due, e sono l'eritema nella zona di nodulo del vischio, ma questa è una risposta che noi ricerchiamo perché la presenza della tipica chiazza nella sede di nodulo è segno di attivazione del sistema immunitario, e l'altro segno è la febbre, o comunque non è un'iperpiressia, una piressia, un aumento della temperatura. Anche questo è un segno che viene ricercato perché è l'indice di attivazione del sistema immunitario e quindi quello sblocco che abbiamo visto prima. Quando si usa il Viscum in oncologia? È una risposta semplicissima, sempre, non si sbaglia mai. Lo usiamo prima dei trattamenti? Sì, perché prepara l'organismo, quindi se noi dobbiamo andare a affrontare un intervento chirurgico permette una rapida ripresa dopo l'intervento chirurgico, attiva il sistema immunitario. Durante la chemioterapia? Sì, l'abbiamo visto prima, quindi perché attiva il sistema immunitario verso la malattia e diminuisce gli effetti collaterali della chemioterapia. Durante il follow up? Assolutamente sì, l'abbiamo già detto stamattina. Noi oncologi, una volta che abbiamo finito con la chemioterapia, ci mettiamo in uno stato di osservazione, tenendo le dita incrociate, e aspettiamo che il paziente o si riammali o non si riammali. In questo periodo fare il vischio mantiene il sistema immunitario attivo, permettendo un controllo della malattia. Nella fase palliativa, ce lo dice lo studio sul pancreas, aiuta assolutamente. Il complemento perfetto nella filosofia della terapia di supporto. Nelle fasi precancerose, sì, anche qui il vischio ha assolutamente un'indicazione, sia nelle fasi di tipo, vengono chiamate spina psichica o trauma psichico, cioè quei pazienti che non hanno ancora la malattia, ma c'è qualcosa che ci dice che potrebbero sviluppare una malattia di tipo oncologico. Nella cosiddetta sindrome dei cuori infranti, chi fa oncologia lo vede spessissimo, queste coppie di persone che vivono insieme per una vita, quando uno dei due muore, molto spesso il partner nel giro di 6 mesi o presenta un infarto o una malattia di tipo oncologico. In questi ambiti qua il vischio ha un'ottima indicazione, o se no nelle classiche forme precancerose, come la poliposi intestinale,
le lesioni precancerose dell'utero, i noduli mammari, la tiroide, il vischio riporta un equilibrio che sembra essere stato perso. E durante i trattamenti, l'abbiamo visto più volte, noi sappiamo benissimo che nell'oncologia moderna i pilastri che sorreggono tutto il lavoro che facciamo sono quattro: sono la chirurgia, la chemioterapia, a cui oggi si affiancano le terapie biologiche, la radioterapia e l'ormonoterapia. Tutto questo è quello che viene utilizzato, ma che ha purtroppo un retro della medaglia, cioè indeboliscono il sistema immunitario. E questo viene dimostrato da quelli che sono i cosiddetti pannelli immunitari che vengono fatti. Questo qua è un pannello immunitario classico, dove sono rappresentate tutte le sottopopolazioni dei globuli bianchi, cioè quelli che abbiamo visto prima, che lavorano nella difesa immunitaria del tumore. I valori sono dati dalle colonne grigie, e i valori normali sono le righe nere, quindi le colonne grigie devono cadere dentro le righe nere. In questo caso qua ci troviamo in un sistema immunitario decisamente competente, va tutto bene, i valori sono normali. In un paziente overtrattato l'aspetto è questo qua. Allora, in un paziente così, se è rimasta una sola cellula dopo la chemioterapia, sono sicuro al 100% che questo paziente verrà divorato dalla patologia oncologica. Non c'è più nessun tipo di difesa che il sistema immunitario possa mettere in atto. Come usare il vischio? Qui entriamo proprio in un ambito di tipo clinico. Con quale cadenza, fino a quando proseguire, quanti cicli, se ci sono degli intervalli. Allora, più si usa il vischio, più si diventa bravi, ma quando uno comincia utilizza dei classici protocolli, anche se è una parola che si fa un po' fatica a usare in questo ambito qua. Intanto, come è fatta una scatola di vischio? Sono 7 fiale con un numero, perché sono a dosaggio crescente, hanno fatto nello stesso numero, nell'ordine dei numeri, quindi la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. E ogni scatola, vedete, qua ci sono i dosaggi, si passa da 0,01 mg fino a 1 mg, esistono diverse serie con dosaggi maggiori, quindi la serie 0 va da 0,01 a 1 mg, la serie 2 ad esempio va da 1 mg fino a 20 mg, quindi sono a serie crescente. Ma non solo, esistono anche dei tipi di vischio, nel senso che il vischio può crescere su diversi alberi, e in questo caso qui abbiamo 3 tipi di alberi: il melo, il pino e la quercia. Poi esistono anche altri alberi come l'orlo e l'abete, ma in Italia non sono disponibili. Quindi del vischio abbiamo 3 tipi e 3 serie. Come utilizzare? Quale vischio per quale tumore? Allora, qui si potrebbe forse fare un congresso solo su questo. In realtà chi comincia utilizza delle semplicissime tabelle che in base al tipo di tumore trova quale vischio utilizzare. Ad esempio, se noi prendiamo il tratto gastroenterico, il vischio che si usa come prima scelta è il quercus, cioè quello che cresce sulla quercia. Di seconda scelta si usa il male, cioè quello che cresce sul melo. È la stessa cosa. Per il tumore mammario premenopausia si usa il melo, per il postmenopausia si usa il pino. Quindi, per cominciare, abbiamo cominciato credo tutti così, si utilizzano queste tabelle. E come viene fatte? Sono iniezioni che vengono fatte sottocute a livello dell'addome 3 volte alla settimana, e ogni 2 confezioni, quindi ogni 14 fiale, si fa un intervallo di 2 settimane, è semplicissimo. 14 fiale, 2 settimane di intervallo, 14 fiale, 2 settimane di intervallo. Si comincia sempre con una serie 0, si fanno 2 scatole di serie 0, che è una sorta di induzione. Se non abbiamo nessun tipo di risposta, si passa alla serie 1, si fanno 2 scatole della serie 1, se non c'è nessun tipo di risposta, si passa alla serie 2. Se otteniamo una risposta, ed è una risposta eccessiva, e lo vedremo più avanti, si tornerà alla serie precedente e si manterrà quella serie per stimolare il sistema immunitario col vischio. Come si somministra? L'abbiamo detto prima, sono delle normalissime iniezioni sottocutanee, vengono fatte solitamente a livello dell'addome. Sono fatte con la classica inclinazione a 45 gradi, la fiale a temperatura ambiente, perché c'è indicazione a tenere in frigorifero, anche se la fiale rimane fuori troppo di tempo non succede nulla. La sede è l'addome, ma anche la coscia, va bene, sono delle sottocutanee. L'unica attenzione ovviamente è quella di non fare il vischio nelle zone infiammate o irritate, ad esempio in una zona dove è stata fatta la radioterapia. E che cosa ci aspettiamo? Quando troviamo il dosaggio giusto, la comparsa della cosiddetta chiazza, che è una chiazza
a margini mal definiti, può dare anche una lieve sensazione pruriginoso, è un fenomeno tipico che ci aspettiamo, è calda al tatto, deve essere inferiore ai 5 cm, perché se andiamo oltre 5 cm è una forma di iperreazione, non va bene. Quindi se noi dovessimo ottenere una chiazza superiore ai 5 cm, bisogna fermarsi, aspettare che la chiazza scompaia e poi passare alla serie precedente. La chiazza dovrebbe scomparire dopo le 10 ore. E vediamo come si monitora. Eccola qui, vedete, uno fa iniezione, questa è una chiazza di sicuro abnorme e questa è una chiazza normale. Ma l'altra cosa importantissima da tenere sotto controllo è la temperatura corporea. Voi sapete che la temperatura, si dice dal libro di fisiologia, che dovrebbe essere intorno ai 36,8 gradi più o meno 4,04 gradi centigradi e oscilla in maniera ritmica con dei minimi alle 5 del mattino e dei massimi alle 18. L'oscillazione è di circa mezzo grado. Il paziente oncologico è sempre un paziente freddo. Qualsiasi paziente oncologico è freddo, hanno temperature che si aggira 36, 35,8, 36,1, sono freddi. Se fanno chimioterapia diventano ancora più freddi. Questo perché la temperatura corporea è indice del metabolismo corporeo e la chimioterapia e il tumore, come abbiamo visto prima, bloccano la risposta di tipo immunitario. Si tende ad andare verso qualcosa. Che cosa fa il vischio? Il vischio alza la temperatura corporea. Quando noi troviamo il dosaggio giusto, otteniamo molto spesso un innalzamento di mezzo grado centigrado. Non solo, il paziente oncologico non ha l'oscillazione corretta, non è ritmico. E lo vediamo qui. Questo qui è una paziente, vedete com'è fredda, perché qui è bassa, andiamo a media dell'intorno ai 36, ma non è ritmico. Qui siamo invece dopo un 3 mesi di vischio, la temperatura è salita e ha preso la classica, il classico disegno a forma di denti di sega, ha ripreso il ritmo, risposta. E l'ultima cosa che è importante nel monitoraggio del vischio è la qualità di vita, l'abbiamo visto prima. Il paziente che fa il vischio molto spesso inizia a portare un miglioramento del tono dell'umore, un miglioramento del sonno, un miglioramento della concentrazione, dell'appetito, della resilienza, cioè della capacità di subire lo stress e nell'insieme sta meglio. Ultima diapositiva, il vischio si sposa molto bene con tutta un'altra serie di terapie. Come può essere l'omotossicologia, la microimmunoterapia, che è una forma di stimolazione che invece di lavorare sui linfociti lavora sui macrofagi, esattamente su una bilancia M1-M2, come c'è TH1 e TH2, sincro level, insomma è qualcosa che può essere costruito.